Se dopo un top set pesante non vi chiedete che cazzo me l'ha fatto fare, vuol dire che vi state allenando di merda. Bella a tutti ragazzi, come va? Spero tutto bene. Bentornati in questo nuovo episodio della serie. In realtà adesso non siamo a Genova, come vedete dal retro siamo in Tunisia. E no, a parte gli scherzi, siamo all'out di Mondo Vicino. Questo episodio volevo... In realtà questo qui non c'entra tanto, non so neanche se verrà messo nel video. Però vado a sciare dopo 8-9 anni, una cosa del genere. Tra l'altro prima volta che provo lo snow. Quindi secondo me era carino portarvi in tutte le secche che ci tirerò oggi, domani. Siamo due giorni, quindi... Cioè, magari rischio anche di rompermi qualcosa, quindi sarà una cosa fiera come clickbait, no? Mi sono rotto un braccio. Comunque, siamo all'out di Mondo Vicino. Io, come ho già detto, non scio da 8-9 anni, quindi mi tocca comprare giacca, pantaloni, ci spenderò assolutamente tantissimo, perché se non sbaglio sono cose che costano tanto, vero? No? Sì. Però vabbè, poi le terrò per i prossimi 35 anni circa, perché sono genovese, non le cambio. E nada, vediamo se c'è qualcosa della mia taglia, perché in massa sono un po' ingrassato. Tra l'altro, Fre, sono... In teoria, se metti tipo nel BMI, sono obeso adesso. Adesso sì? Sì, 95 sono obeso per 1,78. Poi vabbè, ovviamente questo video sarà giusto un pochettino di sci all'inizio, per vedere come tiro qualche testata per terra. Poi tutto il resto sarà legato alla palestra. E nada, andiamo a vedere se c'è qualcosa che mi va bene. Comunque raga, mi fa ridere che siamo all'outlet. Io a quello di Mondo Vicino non ci sono mai stato, ed è assolutamente vuoto. Non so se dà l'idea, però siamo io e Lollo, non c'è letteralmente nessuno. Sembra che sia tipo chiuso. Vuoi dirmi che sono grasso? No, non stai dicendo che sei grasso, stai dicendo che siccome hai delle gambe che sono abbastanza prorompenti, io opterei per una 2XL. Facci vedere come sei bello. C'è l'on drip. Sei bello del c'è l'on drip. Il mio problema è che ho le gambe cortissime però larghissime, quindi questi qui come larghezza mi stanno bene, sai, come lunghezza sembra che devo ancora crescere di 20 cm, quindi provo gli XL. No, sì, direi XL stanno bene, poi posso anche... così, no, ci sta. Gli altri erano un po' troppo baggy, non so se per i miei amici della fashion. Fred, te lo giuro, non riesco a piegarmi le XL. Guarda. Fred, sei troppo grosso. Proviamo a chiuderla, Fred, però oggettivamente sì che c'ho la felpa, Provo l'XXL, vedo. Il vostro ragazzo sta diventando grosso. Alla fine abbiamo avuto fortuna perché c'erano i saldi e ho pagato 260 euro che... mi durerà per i prossimi 25 anni, quindi ci sta, se lo dilazionate a rate nei prossimi anni non ho pagato tanto. Ma poi oggettivamente non ho pagato tanto in generale, poco, ci sta. A genovesi piace questo elemento. Ci stiamo dirigendo verso Prato Nevoso. A sciare non ci sono mai stato, sono stato in bici con Lollo l'ultima volta. Dato che sì, lo sapete ormai, vado in bici e la bici tornerà. È una promessa, bici tornerà. Comunque, adesso arriviamo a Prato Nevoso, Lollo deve ancora trovare i pantaloni. E una cosa, non so se registreremo gli allenamenti che faremo qui a Mondovì, dato che ci alleneremo a Mondovì in questi due giorni, oppure questa parte sarà solo sci e poi tutto il resto sarà quando torniamo, dato che torniamo e il giorno dopo arriva Sammy. Quindi probabilmente per gli allenamenti aspetteremo Sammy Boy. Quindi saranno giusto qualche secca che tirerò, perché non sono mai andato in snowboard. E la cosa divertente è che adesso mi sono tutto kittato, sembro tutto un pro, invece salgo e muoio. Però vabbè, mi sembrava divertente portarvi anche questa parte della mia vita, anche perché probabilmente mi infortunerò. Qualche ripresa la vedrete. E nada, quindi ci vediamo sulla pista, direi. Allora, prima volta che scendo, non so niente, sono riuscito a scendere a seggiovia, che è un grande passo avanti. Vedremo quante volte cadrò in questa discesa, la prima discesa. Let's go. Ma Fre, mi faccio malissimo, Fre. Yes. Beh, però questa qui l'ho scesa bene. Let's go.
registrando. Yes. Tutto a posto, Dani Enrico è vivo. Allora ragazzi, c'è un po' d'acqua sulla cam, so che sono contro sole, però ho rotto il supporto per il petto, quindi la nostra avventura finisce qui. E che facciamo poi qualche clip stasera, anche magari quando facciamo la cena, e poi ci diamo a Genova per aggiornarvi dei locali, della palestra, eccetera, anche perché siamo ancora alla ricerca, quindi ci vediamo poi dopo. Allora ragazzi, giornata finita, abbiamo fatto la doccia, sono assolutamente distrutto, mi fa male tutto. Uno, perché sono caduto una cosa come 50 volte, poi si è rotta la GoPro, mi sarebbe piaciuto far vedere anche qualcosina di più, solo che si è rotto il coso per la GoPro e vabbè, le cadute l'avete viste, cioè ero più per terra che sullo snow, però è stato divertente. Adesso sono assolutamente scoppiato e prendiamo la macchina e ce ne torniamo a Genova, che arriva Sam, a domani. Allora ragazzi, come vi ho detto, eccoci tornati a Genova, siamo nell'Airbnb con Sammy Boy. Oh yes. Oh yes, Sammy. Ritornato. Ecco, è venuto fino a Genova. Hell yeah. Ormai è genovese. Di Berlin. Sì, bellissimo. Berlin. E niente, allora, adesso siamo qui, oggi abbiamo gambe, tra l'altro, sul menu ci sono gambe. Okay. Comunque, ho un po' di cose da dirvi riguardo il locale, che poi però mi tengo a fine video, ve l'ho sempre detto. Gli ultimi 2-3 minuti sono dedicati agli aggiornamenti. Vi dico solo che sono successe mille cose, non tutte positive, anzi. Poi tra l'altro mi avete chiesto in tantissimi se sarà un gym, se sarà pubblica di qui di là, e voglio già rispondervi ora, non me lo lascio alla fine perché era letteralmente la domanda che mi avete fatto di più. Non sarà una palestra pubblica, quindi non è che potrà prendere e venire chi vuole allenarsi, non ci sarà location proprio su Google che potete venire, però una cosa che hanno detto anche con Giulio, Sam eccetera, che ci piacerebbe far allenare un bel po' di voi nella palestra, farla provare questo nuovo concetto che vogliamo portare di palestra, perché se avete visto le palestre italiane sono tutte in un modo vecchie, outdated. Vogliamo portare il concetto di palestra americana, quello che ci piace a noi, quindi robe, macchinari, senza maglietta, ti alleni, luci fighe, specchi, lounge eccetera. Poi vabbè, ho spoilerato un po' troppo la palestra, oh, e quindi non sarà né un home gym, dato che non è che mi ci allenerò solo io da solo eccetera, però non sarà neanche una palestra pubblica che è accesso a tutti, sarà accesso limitato solamente a certe persone che sceglieremo noi mediante, non lo so, estrazioni, contest eccetera, che potranno venire a provare la palestra, non solo influencer, perché non voglio solo che vengano a provare i miei amici, ma che più gente possibile la provi per dare una review, magari questo voglio cambiare questo, non mi piace quest'altro eccetera. Quindi molti di voi si potranno allenare nella palestra, e però non è una palestra pubblica per ora. Arriverà. Tra l'altro sono arrivato e ieri Sammy mi ha portato questi campioni. Che campioni? Di Plus One. Non vi rubo troppo tempo perché non voglio fare una marchettata però il mio brand, quindi sono fiero di quello che stiamo facendo. E sono arrivati campioni di, allora, crema di riso che non vedo l'ora di provare, poi isolate al birthday cake, white chocolate cake, poi i campioni di Clearway che abbiamo, cos'è? Watermelon, blueberry e... ma perché non lo so l'italiano? Mirtilli, poi tè alla pesca e frost strawberry e fragole. Questi qui non vedo l'ora di provarli perché se le clear sono buone... e la svolta. Non ho ancora provato nessuno di questi campioni. E infine le proteine concentrate al muffin, al mirtillo, che abbiamo sentito l'odore e sono veramente veramente toste. Non mi rubo ulteriore tempo perché non voglio fare marchettate di qui di là. Piccolo update del bulk: sono arrivato a 95 kg, quindi ho superato ufficialmente il peso più alto di sempre. Sono arrivato a un peso più alto con una BF decisamente più bassa e con volumi maggiori, soprattutto le braccia, non mi aspettavo. Poi quando ho messo la foto a confronto me ne sono accorto, le braccia mi sono cresciute in modo veramente assurdo, anche se non ho fatto nessun particolare focus sulle braccia come avevo fatto l'anno scorso. L'anno scorso braccia era appunto debole, ho fatto focus braccia, quest'anno no, e sono tipo esplose, non si sa perché, anche le gambe senza senso, però vabbè, siamo contenti. Si punta ai 100, la rotta 100 kg è sempre presente. Molti mi chiedono se poi quando arriverò a 100 kg, non si sa, anche perché la massa sarà intervallata anche da mini cut, perché regà, non posso diventare una palla, ecco. Comunque,
Banda alle ciance, adesso scendiamo. Tra l'altro prima mi faccio il preuo perché la palestra è abbastanza vicina e il preuo in palestra a me non piace prenderlo, perché se faccio gambe e bevo subito prima il preuo, a parte che l'ho detto 100 volte che il preuo va bevuto circa 20-30 minuti prima, poi io non sempre magari riesco a farmela a casa, non lo faccio in palestra, però lo odio come cosa, quindi mi faccio il preuo prima. Oh, pre-workout tipo più richiesto in Italia. Sì, se volete lo metto su eBay. Raga, ho ricevuto 1000 messaggi per riguardo al pre-workout e tornerà in stock questa settimana o la prossima, quindi state tranquilli che torna. Io questo qui non lo lavo da da quando mi è arrivato, bro. Che schifo, bro, vergognati. Perché prendo ogni giorno almeno il pump, quindi cioè si risciacqua. Siccome... è chiaro. Oggi gambe, quindi famo due scoop, 400 mg di caffeina. Tra l'altro questo qui c'ha 10 g di citrullina che non trovate in nessun preuo. E nada, questo qui tra quando partiremo, tra un 10-15 minuti, poi prima di partire me lo faccio, così arrivo in palestra già bello energetico e evito di sboccarmi addosso sostanzialmente. È l'ora di andare in palle. Tra l'altro la cosa divertente è che dall'ultima volta che se ne sono andati Giulio con Sam è stato bello, ma bello, per due settimane non ha piovuto un giorno, non è stato brutto un giorno. È arrivato Sam, ieri era ancora bellissimo. Oggi sembra che sta per piovere. Vabbè, non venire più, Sam. No, lasciaci bel tempo. Portatelo a Barcellona. Portatelo a Barcellona, sto tempo. Ok, se riesci a mandarmi il tutto, magari su email, così vediamo un attimino prima, con i miei collaboratori. Grazie mille, buona giornata. Allora, ci ha chiamato quello del locale che volevamo vedere, però l'hanno già venduto. E ci ha chiamato perché altri due locali che manda adesso all'email di Gigi. Quindi vediamo un attimino di cosa si tratta. Uno è un po' piccolino, credo 200 metri quadri, secondo me un po' troppo piccolo. L'altro è bello grosso, non so le condizioni quali siano, perché qui a Genova di Capannoni sono condizioni veramente pessime la maggior parte, però l'altro è tipo 600 metri quadri, che sarebbe bello grosso. Quindi vediamo un attimino, poi vi aggiornerò più tardi quando li guarderemo. C'è qualcosa da dire, ha fatto di mezz'ora in ritardo, quindi ma no, con tutto il tempo che aspetto Danny di solito penso che sia giustificato. Ah, però mi fai aspettare. Sei un po' in ritardo, te che c'hai da dire? Allora, io sono in ritardo, però non puoi dire che mi aspetti. Mica ultimamente aspetto sempre te. No, ultimamente, perché sennò oggettivo, gym club, porco due. No, va bene, perché? Va bene. Notate qualcosa di strano? No. Tipo il fatto che questi qui usciranno a febbraio. Oh yes. Questi assurdi. Piccolo spoiler. Ok. Leg day? Leg day? Dato mi fai ridere che più ingrasso e meno mi faccio i peli. Fa vedere le tue gambe, Lolo. Come il culo di un bambino. Così sembra più grosso, sembrano più definite, anche se fanno schifo. Ha provato? Fucking stretch. Ragazzi, riscaldatevi, se non vi farete male, diventate come me, con le articolazioni come le mie. Articolazioni un ottantenne sono di 22 anni, almeno sono forti. Allora, dato che in questa palestra c'è il pendulum, ci facciamo due serie a cedimento completo di pendulum, dopodiché passiamo a una leg press e infine una leg extension. Leg day molto, questo qui per i quadricipiti, poi per i femorali vi faccio vedere dopo. Molto easy, niente di estremo, se non i carichi che faremo e il cedimento che porteremo. Alla fine saranno pochi esercizi, però portati veramente al cedimento. Che dici, Lollo? Ti è pronto a sboccare di nuovo? Che dici, già? Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no error, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the top, we do more than just. Proviamo il PR di pendulum, quasi 5 dischi. One of them, you should try to miss me with more than I'm on it. And next, cut this up, I'll send you back to your ex. Good luck with that, this is big as it gets. Se ne fai 6, se ne faccio 6. Hai come favore da me che ti pago la stanza in albergo quando vuoi invitare una. Davvero? Sì. Se ne fai 6. Let's go, Lollo. Go, boy. Uno. Easy. Vai. Su. Tre. Ancora uno.
ancora. Ce l'hai, Lollo, ce l'hai. Respira bene. Per l'albergo. Su, su. Dai, dai, Lollo. Sono salito e ho detto niente albergo. Cazzo sì. Ho detto no, sto scendendo. Ho detto no, ti prego. E dopo un tox pesante, non vi fermate a ripensare alla vostra vita, al motivo perché cazzo andate in palestra. Se non vi chiedete che cazzo me l'ha fatto fare, vuol dire che vi state allenando di merda. Right every wrong and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know then you know. Suited up bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. Allora, quadricipiti finiti con la leg extension. Abbiamo fatto tre serie insieme ai sissy squat. Se non avete mai provato, fatto leg extension e poi subito dopo sissy squat. Se volete tipo vedere il padre eterno. Davvero, anche perché sì, sono dei pochi esercizi che allena il quadricipite in allungamento, tutto il resto di solito lo allena in accorciamento. E adesso ci famo tre serie a cedimento di leg curl da seduto e poi proviamo questa macchina, non te l'abbiamo mai provato, proviamo questo là, quello in piedi, non lo ha assolutamente allenato. Let's see how you do under pressure, oh. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on a jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Yeah. Up, I send you back to your ex, but good luck with that. This is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. Hey, let's see how you do. Allora, ragazzi, leg day finito. Finalmente siamo assolutamente morti, come è giusto che sia. Secondo me, se non hai paura e rispetto del leg day prima di farlo, lo stesso giorno, il giorno prima, quel che è, non ti sta allenando come si deve, devi averci rispetto del leg day. Comunque io, essendo genovese, ho bisogno di lamentarmi in questo momento perché c'è certe cose che non mi vanno bene. Poi davanti alla gente non voglio di lamentarmi perché sono rispettoso, però uno, a me non dà fastidio quando la gente occupa i macchinari, perché la palestra è di tutti, è una cosa sacrosanta, ma mi dà fastidio quando la gente li occupa e non si allena. Ti giuro, e si allena di me, cioè, ma perché no, devi fare 10 serie di leg extension mentre si ha il telefono? Perché? Cioè, in che modo? No, questo qui mi dà fastidio. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però a me proprio irrita. Già quando vedo uno che si allena male, mi irrita. Uno che si allena male e mi occupa il macchinario per un'ora e mezza, mi irrita ancora di più. Quindi abbiamo fatto una specie di pausa al caffè tra un esercizio e l'altro, vabbè. E un'altra cosa, perché la gente nelle palestre italiane non saluta? Io ti saluto e tu non mi saluti. Qua sono un pezzo di merda, ce la faccio da pezzo di merda. Tra l'altro io cerco di essere sempre rispettoso, saluto tutti col sorriso, non lo sto dicendo per il video, oggettivamente è vero, se qualcuno mi ha mai incontrato per strada lo può confermare, non ho mai detto no una foto, sempre salutato col sorriso, cerco di rispettare tutti quelli che sono in palestra e poi io ti saluto, cioè proprio siamo nello spogliatoio che non me ne frega se hai 10, 15, 75 anni, io ti saluto per rispetto e tu non mi saluti, ma non uno, nessuno, neanche uno oggi, fra, abbiamo salutato tutti, tutti, neanche uno ha salutato, uno. Vabbè, andiamo a mangiare. Allora, eccoci qui fuori. Il locale stava chiudendo, quindi abbiamo dovuto prendere e mangiare fuori. E io ho preso il toast meno calorico che c'era, perché poi il pranzo vero e proprio lo farò dopo. Non volevo neanche prenderlo, però Lollo mi ha convinto. Godo. Ma perché poi mi dimentico tipo i pasti, questo qui ci sta come snackino. Alla fine ho preso solamente pane, bresaola e rucola, che è perfetto. Perfetto, quindi carboidrati, proteine, rucola, insalata. Sammy, cosa hai preso? Bro, io ho preso sto toast con bacon. Egg, greve il tuo. Egg. Niente. Cheddar cheese è una cosa schifosissima. Non c'è un oh yeah, Daddy. E Lollo? Uguale, fra. Però c'è la cipolla.
Io non c'ho su questo qui. Bello con. Oh sì, lo vedo per bene. Sto infilando una penna di sacchetto. Allora, tornati all'Airbnb di Sam. Io poi devo ancora tornare a casa a farmi la doccia. Nel frattempo c'è The Wolf of Wall Street alla televisione. Se non l'avete ancora visto, fatelo. Guardatelo. Comunque è il momento di provare. Oggi proviamo solamente le proteine concentrate al blueberry muffin. Si sente il retrogusto di mirtillo. Figata questo. Comunque facciamo questo. Lo proviamo ovviamente nell'acqua, perché deve essere buono nell'acqua. Nel latte sono buone tutte le proteine. Bro, il colore è pazzesco. Sì. Una salute. It's fucking good, isn't it? Right, so good. It's fucking. I knew it! Lo sapevo, c'era proprio quel vibe. Spiega, com'è? Allora, che si sente? C'è una parte dolce. Che sinceramente. Se mi dici blueberry muffin lo ricollego, però altrimenti non saprei cos'è. Però il retro, a me piacciono tantissimo i mirtilli. E il retrogusto di mirtillo è buonissimo, perché non è tanto forte, quindi non direi che è solo mirtillo. Anche perché il mirtillo lo vedrei un po' più. E son, certe volte sono, come dire, dolci, ma hanno quel retrogusto un po' amaro. Invece questo qui è molto dolce, essendo un blueberry muffin. Molto lieve, non è sì, fortissimo. Sì, non è fortissimo, sì. Ho provato. Comunque, bando alle ciance, devo ancora lavarmi, torno a casa e poi vi faccio la clippina dove vi parlo cosa è successo in queste due settimane, questa settimana. E dato che non vi aggiorno spesso su Instagram, perché voglio che sia una serie, come dire, esclusiva su YouTube, senza mille cose che vi dico su Instagram, se no vi spoilerò tutto. E però ne sono successe tante, cioè ogni volta tipo passa una settimana e è già cambiato praticamente tutto, quindi non vi aggiorno su Instagram, però guardatevi qui su YouTube. E niente raga, detto questo, ci vediamo a casa. Allora ragazzi, eccoci qui, tornate a casa, ho fatto la doccia, come vedete ho il pigiama, spero non vi dispiaccia, ma sinceramente non me ne frega niente, non ho voglia di cambiarmi. Comunque, cose importantissime ragazzi, siete arrivati fino a questo punto del video, come l'altra volta, correte tutti, mi raccomando, dal primo all'ultimo commentare Project X, ve lo scrivo perché l'altra volta molti di voi hanno sbagliato, nei commenti, tutti, dal primo all'ultimo, è importantissimo per sostenere questo progetto. E tra l'altro stavo pensando, tipo, già che ci sono, magari si potrebbe fare qualche giveaway solamente per voi che arrivate a fine video, quindi magari nel prossimo video annuncio il giveaway, il video dopo annuncio il vincitore, sempre nei minuti finali del video, così è solamente per voi che arrivano alla fine, che mi sostengono veramente, e soprattutto sarà solamente per quelli che scrivono Project X, quindi tra tutti i Project X magari vado, scelgo uno e lo annuncio il prossimo video. Poi pensavo di mettere in palio, tipo, come ho già detto all'inizio del video, la palestra non sarà né una palestra pubblica, ma non sarà neanche un home gym, quindi magari si potevano mettere in palio le entrate in palestra o viaggi pagati, oppure cosa ne so, integratori, quel che è, quindi fatemi sapere se vi piace come idea. Detto questo, tutti Project X nella chat. Comunque, allora, vi aggiorno velocemente su tutto quello che è successo questa settimana, dato che è successa un po' di roba. Vi avevo lasciati col fatto che ci piaceva l'ultimo locale, il terzo, quello a 360 metri quadri. Beh, c'è stata una bella trattativa tra noi e l'agenzia e il proprietario, quel che è, solo che non sa da fare. Purtroppo non sa da fare, il locale era molto bello, solo che il proprietario è, come si suol dire, coglioni, ok? E avete capito, c'era il proprietario o l'agenzia che ci chiedeva, vabbè, informazioni personali, di qui di là, che banca ci affidiamo, che io tra l'altro, io banche sono online, quindi sono andato ad aprire un conto bancario, avete già visto un altro video, eccetera, fiduzione, deposito, bla bla, mille cose. E solo che una volta che gli abbiamo mandato tutto, quello che ci ha chiesto, perché ci ha chiesto solo poche cose, ci fa, no, però mi serve anche la dichiarazione dei redditi mia, che io c'ho partita IVA. Solo che io, avendo aperto la partita IVA nel 2022, a metà 2022 circa, e tra l'altro mi ero pure dimenticato di ritirare la maggior parte dei soldi di Zach e l'avevo ritirati l'anno dopo, io nel 2022 avevo fatturato praticamente poco e niente, quindi ero tipo, sì, ti posso mandare la dichiarazione dei redditi del 2022, però oggettivamente, cioè, che sicurezza ti dà? Cioè, anzi, ti fa solo vedere che in quell'anno non ho guadagnato niente, quella 2023 non posso mandarla perché esattamente come bilancio non è ancora stata depositata,
e quindi ero avevo un po' le mani legate e ogni volta si inventava giustamente un qualcosa in più che gli serviva, quando fino alla certa dopo un po' ci siamo rotti con Sam e Giulio, ci siamo guardati e abbiamo detto questo qui non ce lo vuole chiaramente dare perché vede gente giovane, che in Italia è un qualcosa di assurdo, no? Vedere una persona che vuole prendere locali a 22 anni se secondo me pensa che sono un figlio di un malavitoso. E adesso passiamo al prossimo locale, che era un locale che abbiamo già visto, purtroppo era quello che non ho registrato, molto carino, secondo Giulio era leggermente troppo stretto, però secondo me era perfettamente in norma, molto molto carino, completamente nuovo, questo qui tra l'altro ce lo darebbero con i bagni appena ristrutturati e con ci potrebbero dare anche una manata di nero, perché devono finirlo, devono andare alla pittura, hanno detto che invece di darla bianca si potrebbe dare nera e quindi sarebbe molto meno lavoro da fare a parer mio. Poi posto carino, c'è un sopalco, quindi sarebbe fiero fare tipo palestra sotto, zona lounge sopra e eccetera, speriamo bene. Poi adesso vi ho rubato fin troppo tempo, spero di non aver usato troppo linguaggio tecnico, nel caso fatemelo sapere nei commenti che nel prossimo video magari vi spiego un pochettino. Vi avevo già spiegato la cosa della palestra perché credo che era la domanda che mi avete fatto di più, palestra è una home gym o è pubblica? Ho già risposto e niente ragazzi, detto questo, questo qui è quanto, è l'aggiornamento, nel prossimo video ci sarà un altro aggiornamento che spero positivo, finalmente, spero, perché non ce la faccio più, sto impazzendo, l'altro mi vedete, sono stanchissimo, oggi dopo gambe, raga, vi giuro che avete presente quando pensate di starvi ammalando, tipo quando c'hai la febbre che vi fa male tutte le articolazioni? Solo io mi sento così, solamente che non ho la febbre e non sto male, però mi fa male tipo tutto, vorrei adesso finisco il video e vado a sdraiarmi perché sono morto completamente, più che altro lo stress perché so di avere delle aspettative, voi avete le aspettative, io da me stesso ho delle alte aspettative, quindi quando ogni volta qualcosa non mi va per i piani, che è sacrosanto, è giusto che non tutto vada per i piani perché è impossibile, la vita è così, però a me dà estremamente fastidio e mi stressa tantissimo, secondo me tra un anno mi vengono le rughe. E niente, detto questo raga, suoni, grazie per essere stati fino alla fine, mi raccomando Project X nei commenti, fatemi sapere se volete il giveaway tra l'altro. Quindi detto questo ragazzi, lasciate un like, andate a commentare Project X, io con questo pigiamino sexy vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella.